Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, siamo felici di tornare nuovamente con voi. Benissimo. Bene, vogliamo fare un video il più rapido possibile, parleremo poco e niente, più che altro vi mostreremo diverse situazioni, appunto, e poi man mano vi andremo a tradurre quello che voi sentirete con le proprie orecchie. Ebbene sì, vogliamo ricordarvi che questo, come avete potuto già capire dalla intro, è la seconda parte dove andremo praticamente a fare il cosiddetto scacco matto, come se il video precedente non fosse bastato, forse per qualcuno. Andremo a fare lo scacco matto al falso profeta, nonché satanista, David Howard, che, come già detto, alcuni di voi ci avete scritto e ci avete rappresentato, diciamo, il fatto che non siete assolutamente d'accordo. Altri invece ci avete chiesto qual fosse la nostra opinione. Bene, nel video precedente appunto vi abbiamo potuto mostrare come questo fenomeno è completamente coinvolto con mondi bui, oscuri. In questo video vi abbiamo mostrato nuovamente, anche se in maniera più rapida, diciamo, quello che lo coinvolge, appunto il movimento satanico del Kundalini. Anzi, alla fine di questo video, ora ci stavo pensando, avrò cura di inserirvi delle immagini che vi possano far comprendere ancora meglio, anche se l'abbiamo fatto nel video precedente, ma comunque lo vogliamo riproporre, cosa è il Kundalini e come questo sia entrato
nella Chiesa di Gesù Cristo. Benissimo, ma adesso vogliamo, come dire, abbreviare i tempi e vogliamo portarvi a navigare con noi come facciamo sempre. Ecco, benissimo. Allora, da questo momento state navigando, ecco qua, con noi. Me l'ha preso, sì, perfetto, basta che me l'ha preso. Allora, quindi, questo è il canale nostro, Alessio 912. Quando voi entrate, vi troverete qui dentro. Andate qui su video. Su video potrete trovare questa live, questo video che si intitola Live come predicare improvvisando, senza improvvisare in piazza e ovunque, insieme a quest'altro video, appunto, Falso profeta David Howard, predicatori di strada, ministero profetico oggi. In più abbiamo fatto altri video, primo, secondo e forse anche terzo, dove vi abbiamo, voi andate qua, scrivete apostoli e trovate altri video. In questi video, eccolo qua, uno e due, questi qua. In questi video noi vi mostriamo come oggi il ministero apostolico non esiste, piuttosto esistono i missionari. Ah, ok. E il ministero profetico mondiale non esiste assolutamente. Questo ve l'abbiamo mostrato nel video precedente, ma adesso andiamo a chiudere. Benissimo. Quindi è molto importante che voi, per capirci bene, possiate vedere i video appena descritti. Ma adesso vogliamo continuare a dimostrare come questo signore, eccolo qua, questo signore, questo falso profeta, dottor David Howard, è veramente un figlio di Satana. È un figlio della perdizione, è un anticristo. Ebbene sì, ora mi viene in mente prima Giovanni, capitolo 2, dal verso, credo, 18. Vado a memoria, ho qui la mia Bibbia, la vado a prendere. Prima Giovanni. Allora, prima Giovanni, Pietro, Giovanni, eccolo qua. Verso 18, sì, verso 18 leggiamo: nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Dice così il Signore: fanciulli, egli è l'ultimo tempo. E come avete inteso che l'anticristo verrà, ma fin da ora sono sorti molti anticristi, onde noi conosciamo che egli è l'ultimo tempo. Sono usciti d'infra noi, ma non erano dei nostri. Io rimango sbigottito, rimango meravigliato, come i cosiddetti predicatori, ministri, eccetera, eccetera, di sana dottrina dicono che quest'uomo sia un figliuolo di Dio. Io ho posto una sfida. Se oggi esiste il ministero profetico mondiale, e non sto dicendo che qualcuno non possa fare una profezia, ma che ci sia un profeta mondiale o il ministero profetico, vedetevi il video precedente, perché vanno a prendere un versetto e tutto il resto se ne vada dove se ne vada, non ha importanza. Io rimango come queste persone possano avallare, dopo aver visto il video precedente e questo video, queste persone. Vogliamo sentire con le nostre proprie orecchie quello che questo falso profeta satanista dirà sia nel presente video, ovvero in quello precedente, ovvero in quello successivo che vi faremo ascoltare dopo. Ok? Questo è il titolo: Revelación de los dos candeleros y los dos olivos que están delante del señor profeta Dr. Howard. Ok? E premetto che questo video viene preso da un canale che praticamente lo sponsorizza. Ok? Quindi diciamo che potete, eccolo qua, prepara e arrepentimento e santità America Latina. Quindi noi vediamo che questo predica la santità e gloria a Dio per tutti quelli che predicano la santità, ma poi lui non è santo.
e non è santo per niente, si fa adorare, butta la gente per terra, è involucrato col Kundalini e poi dice, veramente un'infinità di stupidaggini, eresie, è figlio dell'apostasia più totale e più assoluta, ma bando alle ciarle e vogliamo ascoltare questo cianciatore. Questi cianciatori vanno denunciati e ai di coloro che li difendono, poi parleremo di questo. Mando avanti. Il Signore Jehovah, amato popolo. Allora, il Signore Jehovah, amato popolo, Yahweh sarebbe, loro lo chiamano così in Sud America. Allora, comincia Jehovah, lui lo chiama così, Jehovah ha parlato con me, ok? Da notare che lui punta molto sul fatto che lui ha il primato, la prerogativa, no? Che solo il Dio, a quanto pare, parla solo con lui, cioè tutti gli altri, i figli di Dio nati di nuovo, a quanto pare, non possono sentire la voce di Dio, che, ricordiamo, parla, il fondamento, è la parola di Dio. Questa notte passata. Quindi Dio ha parlato con me la notte scorsa. Il Signore, il Dio del cielo. Il Signore, il Dio del cielo. Jehovah, il poderoso Dio di Israele. Dio, il potente di Israele. E parlò conmigo la notte passata. Ha parlato con me. Tremenda conversazione. La notte scorsa in una tremenda conversazione. È una conversazione che continua basata nella conversazione che occurrió ieri. Quindi è il proseguimento di un'altra conversazione della giornata di ieri. Una conversazione molto sorprendente. Una conversazione sorprendente. Una conversazione che quiero compartir con la Iglesia. Globalmente la voglio condividere, in poche parole ha detto, affinché la Chiesa sappia e si prepari per la gloriosa venuta, la venuta più anticipata del Re della Gloria, del Signore. Il Signor Gesù, il Messias. The Lord Jesus, del Signore Gesù. Questa conversazione ieri notte. La conversazione che continua, insomma, che continua ieri è molto pleonastico. Quando il Signore mi ha fatto vedere la bestia e la carta, la missione, il dovere. Che se le ha dato a quel che habla con ustedes, che ha ricevuto colui che parla con voi, cioè lui. Después del otro lado. Después de esta dispensación. Dopo di questa dispensazione, cominciamo a vedere alcuni allacci col falso profeta massone William Marion Branham, che pure lui parla di dispensazioni. Lasciamo stare adesso il dispensazionalismo, che è ancora un'altra roba che non voglio mettere troppe cose sul fuoco, c'entra niente qui. Questa notte passata il Signor Jehovah, él otra vez, continua a dire sempre le stesse cose. Quindi il Signore ancora una volta mi ha presentato colui che cammina con me, vediamo chi è. Él se ve exactamente como mi semblante. Quindi il Signore mi ha presentato colui che cammina con me, e questo che cammina con me si vede esattamente col mio sembiante. Nota bene, esattamente col mio sembiante, sta dicendo che è lui. E vino e abrió la porta. Ha aperto la porta. Entonces el Señor me presentó a él. Allora il Signore mi presenta a lui, ricordiamo, è identico a lui, scusate il pleonasticismo, quindi è lui. Él se ve exactamente lo mismo de aquel que está hablando con usted. Lui si vede esattamente come la persona che sta parlando con voi,
Notate la, diciamo, tra virgolette, finezza. Allora, immediatamente un grande albero di ulivi, di olivo, con grandi frutti, con un gran tronco, un grande tronco, grandi radici che andavano in tutte le in diverse direzioni. Un grande albero di olivo è cresciuto su di me. Ho detto? È cresciuto su me un'altra volta. Quindi lui è il fondamento, se è cresciuto su di lui, no? Chiedo. Il Signore Jehovah mi presentò a quel che cammina conmigo. Quindi il Signore Geova mi ha presentato colui che cammina con me, che è uguale a lui. Lui mi ha presentato. E se mirava esattamente lo mismo di aquel che sta parlando con ustedes hoy. Continua a dire che era identico a me, in poche parole. Fue una conversación muy temible. È stata una conversazione molto di timore, insomma. Questo incontro nella residenza della notte scorsa, e che il Signore ha fatto aprire la porta e che costui entrasse, e quando lui è entrato si è messo in piedi, si è fermato. Immediatamente un enorme albero di olivo, un albero molto grande, e io posso vedere come le radici nella terra si hanno dispersato. Quindi un albero molto grande, potevo vedere come le radici si dispersavano sulla terra. È cresciuto su di me. È cresciuto su colui che sta parlando con voi. Salute. E si è fatto più grande. Voglio cercare un po' Zaccaria mentre traduco. Un albero immenso, grande, incredibile. Un albero incredibile. È cresciuto su di me. Comunque. Un gran árbol de olivo con grandes raíces que se han dispersado en diferentes direcciones. Un grande albero di olivo che le sue radici sono andate ovunque. Un árbol con ramas grandes creció sobre mí. Questo albero grande è cresciuto su di me. Continua. Después yo regresé. Poi io sono tornato. Y otra vez vi un gran árbol de olivo. E un'altra volta ho visto un grande albero di olivo, ciò stai a ripetere mille volte. Intanto sto leggendo Zaccaria 4 mentre traduco. Che è cresciuto su di me, ma dall'altro lato. E questa è la classe di conversazione si sta concretizzando. Quindi lui domani prende il telefono e ancora una volta, capito, gli appare Dio, tutti gli angeli, i cherubini, insomma, eccetera, eccetera. E un altro albero è cresciuto su di me. Da notare che tutto questo, in senso lato, si trova scritto in Zaccaria 4. Quando è Zaccaria, in Zaccaria 4, che vede l'angelo che parlava, infatti dice l'angelo che parlava meco, ok, mi destò a guisa d'uomo che è destato dal suo sonno. Ed egli mi disse, che vedi? E io dissi, io ho riguardato ed ecco un candeliere tutto d'oro, di sopra il quale vi è un bacino e sopra il candeliere vi sono sette sue lampade, vi sono sette colatoi per le lampade che sono in cima del candeliere. Vi sono ancora due olivi di sopra adesso, l'uno dalla destra del bacino, l'altro dalla sinistra. E io feci motto all'angelo che parlava a me, e gli dissi, che vogliono dire queste cose, signor mio? E l'angelo che parlava a me rispose e mi disse, non sei tu che vogliono dire queste cose? È una domanda in ebraico. E io dissi, signor mio, no, signor mio, scusate.
Egli rispose e mi disse in questa maniera: questa è la parola del Signore a Zorobabel. Non per esercito né per forza, ma per il mio spirito, ha detto il Signore degli eserciti. Chi sei tu, o grande monte? Insomma, c'è tutta la profezia che era per quell'epoca e poi arriva fino ai nostri giorni. Poi lo vedremo meglio. Infatti nel verso 11 dice: io risposi e gli disse: che vogliono dire questi due ulivi che sono dalla destra e dalla sinistra del candeliere? E pressi di nuovo a dirgli: che vogliono dire questi due ramoscelli d'ulivo che sono al lato ai due doccioni d'oro che versano in giù l'oro? Ed egli mi disse: non sai tu che vogliono dire queste cose? Io dissi: no, signor mio. E gli disse: questi ramoscelli sono i due figli dell'olio che stanno ritti presso il Signore di tutta la terra. Questi due li ritroviamo in Apocalisse 11. Non ve lo sto mostrando per motivi di tempo. Io vado in Apocalisse. Sì, Apocalisse 11. I due olivi, sì, che poi c'è pure la ricostruzione del terzo tempio. Eccolo qua. Apocalisse 11. Poi mi fu data una canna simile a una verga, e l'angelo si presentò a me dicendo: levati, misura il tempio, l'altare, quelli che adorano in quello, ma tralascia il cortile di fuori del tempio. Qui c'è la profezia della ricostruzione del terzo tempio. Non misurarlo, perciò che egli è stato dato ai gentili. Essi calcheranno la santa città allo spazio di 42 mesi. Vabbè, non ve lo so spiegare. Io darò ai miei due testimoni, i due testimoni dell'Apocalisse, eccoli qua, di profetizzare, e profetizzeranno 1260 giorni vestiti di sacchi. Questi sono i due ulivi e i due candelieri, che abbiamo letto in Zaccaria 4, che stanno nel cospetto del Signore di tutta la terra. Eccoli qua. Questi ramoscelli sono i due figli dell'olio, dice Zaccaria 4:14, che stanno ritti presso il Signore di tutta la terra. Se qualcuno li vuole offendere, fuoco esce dalla bocca loro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci cominciamo a trovare in contesto biblico e vediamo un po' questo qui, che praticamente il Signore gli dice che lui, fino adesso, prima dice è uno dei due ulivi, perché dice: io vedevo questo grande ulivo, poi vedevo questo uomo, e questo uomo era uguale a me. Tira fuori la figura del ulivo, che non c'entra niente mo lui con tutto questo, e vedremo come va a finire a proposito. Y entonces, considerando la conversación que tuvimos ayer, quindi considerando il nostro parlare di ieri, per quanto riguarda la missione e la dispensazione, del tempo temibile che va a ocurrir dell'altro lato, quindi del tempo terribile che si concretizzerà dall'altro lato, il Signore parece che sta totalmente enfocato ora de proseguir con la agenda de la dispensación que va a seguir después del rapto. Quindi il Signore è totalmente focalizzato in questo momento con l'agenda che proseguirà immediatamente dopo il rapimento della Chiesa. Y aquellos que tengan oídos preparen el camino. Quindi coloro che hanno orecchie che preparino la strada. Per la gloriosa venuta del Messia nostro Signore, il Re di gloria viene. Shalom Todah Rabbah. Quindi praticamente costui praticamente sta dicendo che uno di questi ulivi, o tutti e due non si è capito bene, ha il suo sembiante identico a lui, quindi in pratica lui sta dicendo che è uno dei due ulivi. Allora, vogliamo vedere un altro video, un altro ulivo, ecco qua, e vogliamo vedere in questo video invece che cosa ci dirà. Well, Jehovah,
Bueno, Jehová ha hablado conmigo. Allora, Geova ha parlato con me. Jehová, the Lord of all hosts. Jehová, el Señor de todos los huestes. The Lord. Allora, Geova è il Signore di tutte le potenze, in pratica il senso è quello. Il Signore dei Signori e il Re di tutti i Re. Ok, Signore dei Signori, Re dei Re. Geova Yahweh. Geova Elohim. Yahweh Elohim, Signor Dio, Adonai. Él habló conmigo esta noche pasada. Lui ha parlato con me stanotte. Y hay varias conversaciones que tomaron lugar hasta hace unas horas. Insomma, fino a poche ore fa ci ho parlato, insomma, tranquillo. The Lord came to speak to me about the just concluded conference. El Señor me vino a hablar sobre la conferencia que acaba de concluir. E quindi c'è stata questa conferenza, il Signore è venuto da me e mi ha parlato, a parlarmi. Just concluded in Nakuru. La che acaba di occurrire e concluir in Nakuru. Ok, l'ultima conferenza, insomma, che è successa. Allora, mi ha mostrato i suoi due testimoni nell'altare. Torniamo ai due testimoni. Uno che è un pochino più alto che l'altro. Allora, uno è più alto dell'altro. Entonces la voz preguntó. Él dijo, allora, ¿quiénes son estos que están aquí? Allora la voce ha domandato, chi sono questi che si trovano qui? Entonces cuando yo miré, vi también al tercero. Allora poi io ho visto anche il terzo. Ora, chi è sto terzo e da quale Bibbia l'ha tirato fuori? Domanda. Así que el Señor quería mostrarme la posición donde estaba el tercero, normalmente se aparece. Quindi il Signore mi voleva mostrare la posizione dove stava il terzo che normalmente mi appare. Y el tercero estaba parado por el altar. E quindi si trovava il terzo dove sta l'altare? De hecho, él se estaba moviendo alrededor del altar todo el tiempo. Di fatto si muoveva sempre intorno all'altare tutto il tempo. Porque lo veo en varios lugares, incluso ahora que estoy hablando. Perché lo vedo in molti posti, perfino adesso mentre sto parlando io lo vedo questo terzo. Ok, tutto a posto, Peyotes. Pero estaba parado mayormente donde estaba el equipo de adoración. Ma normalmente era fermo dove c'è il gruppo di adorazione. Él estaba parado en esa posición o entrada del altar. Quindi lui era in quella posizione all'entrata dell'altare. Pero también estaba yendo alrededor del altar. Ma girava intorno all'altare. Él quería mostrarme a dónde estaba parado el tercero. Voleva il Signore mostrarmi dove era in piedi il terzo. Pero él me mostró a sus dos testigos ministrando y reprendiendo el pecado. Ma lui mi ha mostrato i suoi due testimoni sgridando il peccato, che ricordiamo nel video precedente ha detto che uno di questi due era completamente identico a lui. Y reprendiendo la apostasía. E sgridava l'apostasia. Y decretando la justicia. Decretando la giustizia. Y llamando a esta generación que regrese a la santidad. E invitando a tornare alla santità. Al arrepentimiento, alla santidad. Sentimento, santità. Y a rechazar el pecado, a tener cero tolerancia por el pecado. Rifiutare il peccato, zero tolleranza. Y rechazar esta contaminación por el modernismo. Rifiutare la contaminazione sul modernismo. Estaban reprendiendo esta generación que se ha convertido tan apóstata. E quindi sgridavano la generazione apostata. Que han mezclado al mundo en su salvación. Ok, che ha mischiato il mondo nella sua propria salvezza. Hablando sobre los días de Enoch. E quindi stavano parlando sui giorni di Enoch. Ellos estaban hablando sobre los días de Enoch. Lo ripete. Time is gone. Time is up. El tiempo se ha ido.
El tiempo se acabó. Quindi è finito il tempo. El tiempo se ha terminado. La iglesia tiene que prepararse para ser llevada, porque la dispensación que viene va a ser bastante brutal. Quindi il tempo è finito, la Chiesa deve essere pronta perché deve essere portata via, perché quello che viene è devastante. È quello che ci dice la Bibbia, è quello che predichiamo noi sempre. Non tutti i ministri di sana dottrina lo stiamo predicando. E se il Signore ti è apparso a te, è giusto, piano piano. Y entonces él también me muestra el tercero que estaba escondido. Allora, mi mostra il terzo. Ora, dove sta nella Bibbia questo terzo? Io nella Bibbia trovo due olivi, non tre. Nadie lo vio. Dice che nessuno l'ha visto, ma neanche noi in tutta la Bibbia l'abbiamo visto il terzo testimone. Noi ne conosciamo due di testimoni, sia nell'Apocalisse che dove vengono preannunciati in Zaccaria 4. Ma io sapevo dove era. Quindi questa sera il Signore mi ha parlato con più dettagli su come si muoveva intorno all'altare e poi tornava nella stessa posizione. Él estaba bloqueando este camino al altar que te lleva a donde está el equipo de adoración. Quindi questo qui si trovava davanti all'altare che bloccava la strada che ti porta verso il gruppo di adorazione. Él estaba parado allí. Era lì. Pero él iba por todas partes. Ma andava per tutte le parti. A cierto punto podías pensar que estabas viendo muchos de él. Però era che si stava muovendo tan rapido. Si poteva pensare che fosse più di uno, ma no, era uno solo che si muoveva in maniera molto rapida. Mientras los dos estaban ministrando, él estaba yendo alrededor como si los estuviera protegiendo. Quindi questo terzo che girava come una trottola intorno anche ai due testimoni, in pratica stava proteggendo i due testimoni. Así que prepara el camino, amado pueblo. Quindi prepara il cammino, amato popolo. Estos son los días tremendos. Questi sono giorni tremendi. Los días temibles. Giorni temibili che sono stati profetizzati. Estos son los tremendos días, amado pueblo, cuando las naciones se deben preparar para la gloriosa venida del Mesías. Ok, questi sono i giorni dove le nazioni si devono preparare per la gloriosa venuta del Messia. Estos son días poderosos. Sono giorni potenti. Son días cuando alguien puede decidirse, prepararse y entrar al cielo. Sono giorni dove ci possiamo preparare, insomma, e deciderci. A quien quiera que le importe prepararse puede entrar a la eternidad. Chi è interessato può prepararsi a entrare. Sono giorni potenti. Estos son días cuando te puedes decidir y entrar a la eternidad. Sono i giorni dove ti puoi decidere a entrare nell'eternità. The messenger of the covenant, whom you desire, will come, says the Lord Almighty. El libro de Malaquías, capítulo 3. Quindi, libro di Malachia, capitolo 3. Andiamolo a prendere. Malachia, capitolo 3. Ah no, giusto. Ho sbagliato. Lo metto qua. X. Via. Eccolo qua. Malachia 3. Ok, allora mettiamolo qua. Dice e aquí, ecco, io mando il mio angelo allargará el camino delante de mí repentinamente
vendrá al templo de Yahweh el que ustedes esperan, el mensajero del pacto. Acconcerà la via davanti a me, e subito il Signore, il qual voi cercate, l'angelo del patto, il qual voi desiderate, verrà nel suo tempio. Ok? Qui praticamente sta parlando di Elia. Ok? En quien ustedes se complacen. He aquí que viene. Again, I'm reading the first part of the scripture. Ecco, egli viene. My messenger will prepare the way before me. Beloved people, this scripture has been fulfilled in your hearing today. Nuevamente, estoy leyendo la primera parte de esta escritura. Quindi, adesso ricomincia a leggere. Ecco, io mando il mio angelo. Yo envío a mi mensajero y allanará el camino delante de mí. Amado pueblo, esta escritura ha sido cumplida ante tu audiencia hoy. Quindi lui dice, amato popolo, questo verso che io ho appena letto, ecco, io mando il mio angelo, egli acconcerà la via davanti a me, subito il Signore, il quale voi cercate, e l'angelo del patto, il quale voi desiderate, verrà nel suo tempio. Ecco, egli viene, ha detto il Signore degli eserciti. Allora, praticamente, lui dice che questa scrittura oggi si è compiuta davanti a voi. Ve lo faccio risentire. E appianerà la strada davanti a me. Amado pueblo, esta escritura ha sido cumplida ante tu audiencia hoy. Amato popolo, questa scrittura è stata adempiuta davanti a voi oggi. Ecco qui, ve lo rimetto con la sua voce. Se complacen, è qui che viene. Again, I'm reading the first part of the scripture. See, I will send my messenger who will prepare the way before me. Beloved people, this scripture has been fulfilled in your hearing today. Nuevamente, estoy leyendo la primera parte de esta escritura. He aquí que yo envío a mi mensajero y allanará el camino delante de mí. Amado pueblo, esta escritura ha sido cumplida ante tu audiencia hoy. Ok, praticamente lui sta dicendo che questa scrittura qua riguarda lui. Benissimo. Quindi ecco, io mando il mio angelo ed egli acconcerà la via davanti a me. Egli acconcerà la via davanti a me. Egli acconcerà la via davanti a me. Cioè, io mando il mio messaggero. E subito il Signore, il qual voi cercate, quindi è subito il Signore, quando verrà questo angelo, il quale voi cercate, è l'angelo del patto, il qual voi desiderate, allora verrà e il suo tempo. Ecco, egli viene. In pratica qui sta parlando di Elia. Non ci entro nello specifico, ma noi sappiamo che Elia, come potremmo vedere anche in Malachia capitolo 4, presenta ben tre venute. La prima si è concretizzata con Elia nell'Antico Testamento, la seconda si è concretizzata con Giovanni il Battista e lo stesso Signore Gesù che disse che appunto si trattava di Elia. Lo ha detto proprio Gesù, quindi è lo spirito di Elia. Infatti noi vediamo che sia Giovanni il Battista che Elia hanno molte similitudini, vestivano uguali, erano persone di deserto, insomma hanno molte cose veramente in comune. Sono stati uomini insomma straordinari. E in più ci sarà un terzo Elia, effettivamente ci sarà un terzo Elia che dovrà venire. Ora lui dice, in poche parole, che lui è il terzo Elia. Ora però qui si vengono a concretizzare una marea di... situazioni che si... come dire... che presentano un bipolarismo più totale, più assoluto, perché prima... nel video precedente
ha presentato i due ulivi. Nel presentare i due ulivi ha detto che uno di questi due ulivi era identico a lui. Poi, subito dopo, dice: no, io però sono l'Elia che deve venire. E insomma, qualcuno dice che ha detto addirittura di essere i due ulivi insieme. Fa vedere delle foto o delle immagini dove lui appare tutto pieno di luce, come per far vedere che lui fosse, come dire, che lui fosse uno degli ulivi. Vediamo se trovo la foto, ve la faccio vedere. La foto. No, non ce l'ho più la foto levata. Ho levato, vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cominciamo a vedere che quest'uomo veramente, allora, chi sei? Sei Elia? Sei uno dei due ulivi o dei due testimoni dell'Apocalisse? Inoltre, dobbiamo tenere presente che i due ulivi che si trovano in Apocalisse capitolo 11 e che in qualche maniera vengono profetizzati in Zaccaria capitolo 4, trovandosi in Apocalisse capitolo 11, questi due ulivi devono manifestarsi quando la grande tribolazione inizierà. Non si possono manifestare prima. Questo è molto importante. Inoltre, l'angelo, diciamo, del Signore, il terzo Elia, anche appartiene a quell'epoca lì. Ora, quando si manifesterà esattamente, io personalmente non ho questa conoscenza, ognuno ha i propri limiti, quindi io quando non so una cosa la dico, non lo so, non so quando si, però immagino che anche il terzo Elia si dovrebbe manifestare, diciamo, intorno a quell'epoca lì, che comunque, voglio dire, noi siamo a un passo del rapimento della Chiesa. Ma la cosa più importante è che tutti questi personaggi biblici, i due ulivi, il terzo Elia, eccetera, 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 questo è proprio biblico, devono essere per forza di cose ebrei. Non possono non essere ebrei. Ora io mi domando se questo falso profeta, questo qua, che si fa crescere la barba come un ebreo, che sta sempre a dire Elion Adonai, Elohim, El Shaddai, eccetera, 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 io mi chiedo se costui è ebreo. La domanda del milione è proprio questa: ma lui è ebreo? Lui che dice che prima è uno dei due testimoni, poi dice che è il terzo Elia, poi dice che è tutti e due i due testimoni, questa l'ho sentita, ma è ebreo? Domanda. Ora, noi in questo momento abbiamo molti Giuda nella Chiesa che stanno tradendo la parola di Dio, stanno tradendo l'Evangelo di Gesù Cristo, stanno tradendo la verità e stanno facendo entrare questi falsi apostoli, questi falsi profeti, questo figlio del demonio nelle proprie chiese. E facendo così dimostrano proprio di accoltellare il Signore alle spalle, come ha fatto Giuda che lo ha tradito. Altri invece sono come dei Pietro, che rinnegano la parola di Cristo, professano la santità, professano il pentimento, vanno in giro strillando, il Signore viene, pentitevi qua e là, e poi nelle proprie case, nei propri canali di YouTube, rinnegano il Signore facendo entrare questa gente qua. Sono dei Pietro. Speriamo che siano dei Pietro, perché Pietro poi si è pentito, si è messo a piangere, si è pentito e il Signore lo ha risollevato. Ai di quelli che avallano quest'uomo, ai di quelli. Noi abbiamo fatto già dei video dove dimostriamo che questi ministeri profetici mondiali, questi apostoli, non esistono assolutamente. Non sto dicendo che non ci sono i doni, i nove doni, i ministeri, ma noi inteso come profeta delle nazioni. Questa roba qui non esiste,
Abbiamo fatto i video, andatevi a vedere. Il fatto è che voi prendete un verso, Efesini capitolo 4, dove elenca i cinque ministeri, e tutto quello che c'è intorno, sempre tra l'altro nella stessa epistola, non lo leggete affatto, proprio non vi interessa. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi siete o dei Giuda o dei Pietro, se vi pentite però. E non denunciate questa gente qua, che dice di essere prima Lia, poi dice di essere uno dei due testimoni, poi si mette a fare tutti giù per, casca al mondo, gira il mondo tutti giù per terra, butta tutti quanti per terra. Benedetto il santo nome del Signore, come vi mostreremo in un video alla fine, diciamo, del video che praticamente è finito. Bene, dire che ci saranno terremoti ovunque aspetta alla Chiesa di Gesù Cristo, ai tutti i predicatori. Noi dobbiamo predicare che ci saranno terremoti ovunque. È scritto: il Signore farà tremare tutta la terra. È scritto in Isaia 13 e in tutto l'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento. Lo stesso Gesù Cristo lo ha detto in Matteo capitolo 24. È scritto in Gioele capitolo 2, dal 28 in poi, ma non solo, che i giovani avranno visioni, avranno sogni gli anziani e così via. Ci saranno sogni, ci saranno visioni, il Signore espanderà il suo spirito su ogni carne. Non è prerogativa di una persona parlare con Dio. Questo vede il Signore faccia a faccia tutti i giorni, alza il telefono e gli dice al Signore un altro po', oh, mi raccomando Signore, vieni qua a tutte ora. C'è. Sta, invece di prendere la Bibbia e dire sta scritto, come fanno tutti quelli di sana dottrina, come io già l'ho detto e lo voglio ripetere, quando inizio la mia conversione, io inizio la mia conversione con due Shekinah. Questi occhi agli inizi della mia conversione hanno avuto due visioni del Signore. Non ho mai detto che cosa ho visto, non lo dirò e non mi interessa predicare questo, perché a me il Signore non mi ha mandato a predicare le mie esperienze, mi ha mandato a predicare la parola di Dio. Ho avuto sogni, ho avuto visioni, ho visto anche quello che sarà la terra durante la grande tribolazione. Non ci sarà, arriverà un punto che non ci sarà una sola pianta su tutta la terra, almeno quel pezzamento che ho visto io, non so, non posso dire tutta la terra, ma il Signore mi ha fatto vedere delle montagne e queste montagne, poi noi sappiamo che a un certo punto le montagne saranno pianate, in queste montagne non c'era una sola erba, una sola pianta, una sola foglia, ed era tipo terriccio, tipo il colore dei campi da tennis, un arancionastro particolare. E quello durante la grande tribolazione, ma che noi ci mettiamo a predicare? Ah, il Signore mi ha detto, il Signore ho visto, il Signore è scritto che ci saranno terremoti ovunque, ovunque, ovunque. Ci sta un fratello, comunque un credente, non ho ben capito esattamente la sua posizione, comunque un cristiano, che lui è un grande studioso, è tipo giornalista, insegnante di lingue, insomma una persona con una cultura pazzesca, un cervello, diciamo, di questi geni, e che si è messo, lui ha il suo canale molto noto all'estero, negli Stati Uniti, in Sud America, eccetera eccetera, dove praticamente lui si è messo a studiare il sole e non solo, e praticamente lui sta dicendo che in virtù di alcuni eventi che si vanno a manifestare, a concretizzare col sole e con altri eventi, si possono stabilire dove ci saranno dei terremoti, in che più o meno in che periodo e in si andrà a concretizzare il terremoto ora qui, ora là. Insomma, voglio dire, non è che bisogna essere profeti per dire che in Italia ci saranno dei terremoti quest'anno, ma quest'anno ci saranno terremoti in tutte le nazioni del mondo. Lo dice la parola di Dio, non è che mo deve dire questo qua, sto satanista che butta tutti giù per terra. Non è che è prerogativa del satanista di turno parlare con Dio. Fratelli e sorelle veri in Cristo, noi possiamo parlare col Signore, noi tutti i giorni, metterci in ginocchio: Signore parlami,
Il Signore ci parla ovviamente attraverso la sua parola, quello è il fondamento, ma il Signore ci può anche far sentire la sua voce, e questo a tutti. Io ho sentito la voce di Dio non una, non due, non tre, ma tantissime volte da dentro, sempre da dentro io l'ho sentita, mai con le orecchie, sempre da dentro io ho sentito la voce di Dio, ed è così chiara che è talmente reale come il fatto che io ti sto parlando davanti e tu mi stai vedendo, è una cosa chiarissima. Quando il Signore ti battezza con lo Spirito Santo, fai delle esperienze incredibili, e non abbiamo bisogno di uno psicopatico che prima dice di essere l'olivo del vate la pesca, perché lì non c'entra niente con i due olivi ebrei che appariranno durante la Apocalisse, e poi dice di essere Elia che facesse pace col cervello, eppure bipolare costui, e ripeto, si mette a buttare gente per terra, no? Quando i figli di Dio non cadono mai per terra all'indietro. Noi vediamo che i grandi profeti di Dio, davanti alla presenza di Dio, che sono sì caduti per terra, in avanti, caprone, in avanti, non dietro. Giuda, che gli entrò il diavolo dentro, anzi Satana in persona, è caduto per terra all'indietro, perché c'aveva Satana dietro. Leggiti Giovanni, lo vado a cercare, Giovanni Vangelo, capitolo? Lo vado a cercare perché non me lo ricordo, c'ho la Bibbia, grazie a Dio. Allora, Giovanni, eccolo qua. Allora, Giovanni 17, 18, vediamo un pochino di trovarlo. Allora, sta in Giovanni. Quando è scritto che Satana entrò in lui. Dove sta scritto che Satana entrò in lui? Possibile. Lo devo trovare per forza. Oh, stava in Giovanni, possibile che non lo trovo? Ho trovato, sta in Giovanni 13:27. Abbiate pazienza, non lo trovavo. Giovanni 13:27 è scritto che a Giuda Iscariota, nel verso 26, figliuolo di Simone, e allora dopo il boccone Satana entrò in lui. Infatti poi quando tu vai più avanti, quando stanno, diciamo, nel Getsemane, questo è scritto in Giovanni 18, verso 6, è scritto: come dunque egli ebbe detto io sono desso, è scritto che tutti quanti caddero indietro per terra, e in mezzo c'era, come capo della spedizione, Giuda de turno, che ricordiamo aveva Satana dentro di sé. Allora questa gente che cade all'indietro è gente che c'ha Satana, che non ha lo Spirito Santo. Facciamoci a capire, è scritto, l'abbiamo fatto vedere in Isaia 28, 13, che quando Dio non ti gradisce ti butta per terra all'indietro. Vado a chiudere qui. Quindi non è prerogativa di un uomo sentire la voce di Dio, eccetera eccetera, che poi ci sono i ministeri e tutto quanto, quello è un altro discorso, per carità di Dio, assolutamente, ma Dio parla a tutti parla. Quando io ho avuto le mie due Shekinah, io ero nato da poco, di nuovo avevo veramente pochissimo tempo, eppure altro che. E che dire di più? Che praticamente costui si mette in competizione con l'altro falso profeta e massone William Marion Branham, che
che pure lui diceva, lui o chi per lui o i suoi seguaci dicono che William Marion Branham è stato l'Elia che doveva venire. Pensate, è stato l'Elia che doveva venire. Un altro che pure lui, William Marion Branham, non era assolutamente ebreo. Allora, la cosa importante che noi dobbiamo, e lo ripeto per l'ennesima volta, tenere in considerazione è che tutti questi personaggi sono ebrei puro sangue. E vi dirò di più, lo stesso anticristo dovrà essere ebreo, non ti inventa niente. L'anticristo dovrà essere ebreo. Quindi questo falso profeta che dice di essere uno dei due olivi o tutti e due gli olivi, poi dice di essere Elia, poi si mette a buttare tutta la gente per terra, poi dice dovete essere santi e si fa adorare da tutti. Vediamo le donne che si prostrano davanti a lui, come abbiamo fatto vedere nel video precedente, andatevelo a vedere, e poi parla di santità. Ma questo, ma è ebreo? È una domanda. Bene, questo è stato il video, con voi è stato sempre Alessio Evangelisti e se il Signore vorrà ci vediamo al prossimo videoprogramma. Shalom!